Perfetto, siamo in diretta, vediamo se entra qualcuno al momento. Intanto sistemiamo due cose. Un saluto prima di tutto a tutti i miei follower, come sempre, vi ringrazio per seguirmi, vi do alcune notizie. Ieri è uscito il mio libro in versione spagnola. Sono iniziate le vendite sui miei canali spagnoli e sui canali latinoamericani, speriamo che vada bene, ma ne sono sicuro considerando il fatto che in una settimana la nuova pagina in... chiudo un po' che c'è molta aria. La nuova pagina spagnola per il Latino America ha già fatto qualcosa come 9.000 iscritti, è una cosa incredibile. Detto questo, oggi volevo parlarvi, poi se volete farmi qualche domanda lo potete fare qua in diretta, volevo parlarvi dell'allenamento. Molti pensano che allenarsi nell'anti-aging, cioè per ritardare i processi di invecchiamento e ringiovanirci fondamentalmente, ottimizzando tutti i fattori, allenamento, alimentazione, eccetera, cioè che l'allenamento nell'anti-aging sia come l'allenamento che si fa per fare delle gare o hobby, per provarsi con gli amici, eccetera, eccetera. In realtà, quando noi parliamo di anti-aging, dobbiamo tenere in considerazione che parliamo di persone che vanno dai 40 anni in su, fondamentalmente. La differenza principale che noi riscontriamo tra un ventenne e un cinquantenne non è tanto la capacità di allenarsi intensamente, neanche tanto le prestazioni, non scendono tantissimo tra i 20 e i 50 anni. Quello che cambia notevolmente tra i 20 e i 50 anni è la capacità di recupero. La capacità di recupero tra una seduta e la successiva. Tutti voi avrete provato una volta nella vita a 20 anni a passare una notte in festa con gli amici e poi il giorno dopo andare a lavorare. Tutto sommato non è una cosa tanto difficile. A 50 anni se passi una notte senza dormire ti ci vogliono 2 o 3 giorni per recuperare. Questa è la differenza principale tra un cinquantenne e un ventenne, sia per gli uomini che per le donne. Quindi pensare di allenarsi a 50 anni come ci allenavamo a 20 anni o allenarsi come si fa per le gare è un errore concettuale di base, perché prima di tutto l'obiettivo nelle gare è la massima performance fisica, indipendentemente dalla salute. L'agonismo stesso, nell'etimologia della parola, troviamo agonia, non è niente di sano. Nell'anti-aging quello che dobbiamo rispettare sono le capacità del corpo di recuperare tra una seduta e la successiva. E come abbiamo detto prima, naturalmente sono soggettive, ma più andiamo avanti con gli anni e più cambiano. Cioè l'Enrico dell'olio stesso di 20 anni e l'Enrico dell'olio di 50 anni sono persone diverse nelle capacità di recupero, probabilmente con capacità superiori alla media della popolazione, altrimenti non avrei fatto i campionati del mondo a 23 anni. Ma comunque non sono più le stesse. In persone che l'avevano ancora più basse a 20 anni, a 50 sono ancora più basse di quello che erano a 20 anni. Quindi dobbiamo tenere in considerazione questa cosa. Un altro svantaggio degli allenamenti cosiddetti di alto volume, i classici allenamenti che vedete a fare in palestra, è che allenarsi 4-5 volte alla settimana, un'ora, un'ora e mezza ogni seduta, porta a un'usura progressiva delle articolazioni, cosa che non succede invece se diamo un tempo sufficiente di recupero tra una seduta e la successiva. È chiaro che le tecniche di alta intensità, l'heavy duty di Mike Menzer, il protocollo ibrido che ho sviluppato io partendo dall'heavy duty di Mike Menzer, sono tecniche dove l'intensità di lavoro è estrema. Quindi, come tutte le cose dove l'intensità è molto alta, è chiaro che un allenamento non può essere molto lungo, generalmente è intorno ai 20 minuti. Faccio sempre l'esempio del maratonete del 100 metrista nella corsa. Se tu vuoi correre alla massima velocità, potrai farlo per 10-15 secondi. Se vuoi correre per 42 km, dovrai scendere notevolmente di velocità, perché altrimenti 42 km non li fai. Quindi, quando ci alleniamo con le tecniche classiche di alto volume, 4-5 volte alla settimana, un'ora e mezza seduta, chiaramente l'intensità non può essere alta. Sono allenamenti molto semplificati. Quando ci alleniamo in alta intensità, dove in 15 minuti, 18 minuti, diamo tutto il possibile, tutto quello che abbiamo da poter dare,
È chiaro che a 18 minuti, già dopo aver visto la Madonna, tutti i santi e aver imprecato in varie lingue, tra cui anche il sanscrito, è finita e non riesci più a dare. Potresti continuare ad allenarti, ma con un'intensità molto più bassa, e a quel punto non è più produttivo, perché noi sappiamo che i sistemi biologici, quindi anche gli organismi biologici, anche noi, lavorano non tanto, migliorano o si riadattano non tanto sul volume. Certo, anche il volume fa questo, ma in maniera poco ottimizzata. Si adattano sull'intensità. Quando raggiungiamo delle soglie metaboliche e le superiamo, le soglie di tolleranza e le superiamo, è chiaro che il corpo è obbligato a riadattarsi, e si riadatterà non durante l'allenamento, nei giorni successivi. E come abbiamo detto prima, più vecchi siamo, tra virgolette, e più giorni avremo, di cui avremo bisogno, perché il corpo faccia quello che deve fare, cioè compensi e supercompensi, ricostituisca quelle che sono le scorte di substrati energetici, ricostruisca il muscolo a livello miofibrillare, dia pace e rigeneri il sistema nervoso che sono stati attaccati durante l'allenamento, e faccia qualcosa di più, supercompensi, cioè costruisca un pochino più di muscolo in modo da potersi riadattare e poter sopportare più facilmente l'allenamento successivo. Così lavorano gli organismi biologici, è una regola di base che qualsiasi scienziato, biologo sa bene cosa sono le soglie di attivazione nella fisica e nella biologia. È chiaro che quando parliamo di allenamento, anche lì le soglie di attivazione ci sono, e una volta che vengono attivate, più l'intensità è alta e meno tempo ci vuole per attivarle. Vi faccio presente quando prendiamo il sole a febbraio, l'intensità dei raggi solari è talmente bassa che prima che ci arrossiamo devono passare ore e ore e ore, se ci arrossiamo. Bastano 15 minuti a luglio per l'intensità solare per arrossarci. Quindi più è alta l'intensità e più veloce sarà l'entrata nella soglia biologica di attivazione, e una volta che ci siamo arrossati non continueremo a prendere il sole, perché sennò ci scottiamo. La stessa cosa con l'allenamento: una volta che avremo attivato la soglia biologica di adattamento, smetteremo di allenarci e aspetteremo, come per quanto riguarda il sole, l'abbronzatura, che la melanina si diffonda e che quindi ci dia una pelle più scura per poter sopportare meglio la prossima sessione al sole. La stessa cosa vale per l'allenamento. Allenarsi poi molto spesso incide molto sulle articolazioni. Il modo migliore per scassarsi le articolazioni è allenarsi tanto e spesso. Lo sanno benissimo i maratoneti, lo sanno benissimo gli atleti di CrossFit, ginnastiche funzionali, eccetera, che sono sempre rotti. E gli agonisti di vari sport, come i calciatori, eccetera, si ritirano a 35 anni, generalmente non perché non siano competitivi e non abbiano esperienza, ma perché spesso le ginocchia, le anche, eccetera, sono ormai compromesse, e il livello di usura è quello di un uomo di 70 anni. Quindi vedete che pensare di allenarsi come si allenano i campioni è sbagliato in termini di premesse, perché quello è agonismo, agonia, e serve per raggiungere un determinato obiettivo. Se mi scasso poi a 30 anni non mi interessa, perché io dovevo essere un campione. Mentre invece quando mi alleno per l'anti-aging, chiaramente tengo in considerazione non solo gli aspetti estetici, ma anche gli aspetti funzionali, cioè che il mio corpo possa sopportarlo e ripeterlo nel tempo. Capite bene qual è la differenza tra un allenamento strutturato per ritardare i processi di invecchiamento e un allenamento strutturato per vincere le gare, di qualsiasi sport. Sono cose molto diverse. Quindi vi volevo lasciare con questo. Oggi all'interno della descrizione del video che ho appena fatto c'è il link al mio libro Elisir, per chi volesse approfondire l'argomento, ve lo consiglio. Lì parlo anche di alimentazione, della dieta, di meditazione, di supplementazione, eccetera, per chi non l'avesse preso, e vi auguro un buon fine settimana. Ciao a tutti.